Nuvole nere sul futuro della Montecatini dei Canestri. Le grida d'allarme di questi giorni sono state confermate dal general manager Andrea Niccolai, che ha sottolineato l'intenzione della società rossoblù di non ripartire se non ci sarà la copertura economica necessaria per affrontare un campionato impegnativo come quello della Divisione Nazionale Serie B. Sinceramente la situazione intorno a noi economica è abbastanza difficile, quindi grandi novità non ci sono. La speranza è di riuscire a avere segnali importanti a breve per avere perlomeno una copertura del budget perlomeno parziale per poter partire con un certo ottimismo. Adesso pensare a ripartire sarebbe un salto nel buio, bisognerebbe avere più certezze perché tutti gli anni diventa sempre più difficile portare a termine la stagione. Sono 4 anni che abbiamo fatto ottimi lavori sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista della crescita dei giocatori, però poi alla fine quando c'è da ripartire bisogna sempre farsi queste domande, questi esami di coscienza. Ma per iscriversi al campionato bisogna iscriversi entro il 9 luglio, quindi a quel momento lì, entro quel momento lì dobbiamo decidere e sapere che risorse abbiamo a disposizione. Nei giorni scorsi si è parlato anche di una possibile fusione con il Monsummano, c'è qualcosa di vero? Ma con il presidente Cardiale abbiamo avuto degli incontri, abbiamo parlato di questa cosa che sarebbe, come ha detto lui, un sogno, nel senso che creare una realtà di riferimento su un territorio più vasto, più importante, più grande, e quindi potrebbe essere anche più facile reperire risorse e tentare di fare una pallacanestro di vertice. Questa è una cosa che forse per quest'anno è un po' prematura, anche perché Monsummano giustamente vuole celebrare la promozione nel proprio palazzetto, nella propria città. In ogni caso credo che sia importante sempre una collaborazione fra le società del territorio, soprattutto anche a livello giovanile.